Chiamo qui il giudice professor Patella che appunto interviene con un discorso sul corpo tra disgusto e abiezione. Allora, mi dicono che il tempo è tiranno, insomma, e insomma, quindi cercherò di contenermi. Ecco, e vi avverto soprattutto che ci saranno immagini molto molto forti, parlando di disgusto, possono essere anche disgustose, veramente alcune, e le passeremo così anche un po' rapidamente. Dunque, io ho inteso questo invito a partecipare su questa idea del corpo malato come appunto il corpo che ha a che fare con la malattia, quindi il corpo anche ferito, colpito, traumatizzato, il corpo che diventa anche che perde vita, perde i sensi e diventa anche cadavere, naturalmente. E allora, trattando di questi temi, evidentemente appunto la categoria del disgusto è centrale. D'altra parte, tutta l'arte contemporanea degli ultimi 40 anni, forse, in alcuni casi anche prima, insomma, però diciamo almeno dagli anni 80, dal fine degli anni 70, primi anni 80, questa categoria del disgusto è entrata prepotentemente, insomma, nella scena artistica contemporanea. E infatti possiamo cominciare a vedere, ora vedremo una piccola, breve carrellata appunto di alcuni autori, artisti che si rifanno a questa categoria, anche se non esplicitamente indicata dagli artisti stessi, ma insomma io ho messo insieme un po' alcune immagini che secondo me potevano essere rappresentative di questa categoria del disgusto che è centrale per capire l'arte degli ultimi 30-40 anni. Possiamo tornare un momento indietro, c'era anche una breve bibliografia, forse è stata volta, non mi ricordo. Ah, ecco, no, era importante perché erano indicati, visto che poi anche siete anche giovani, dottorandi, dottori, eccetera, quindi magari alcuni testi possono essere interessanti per chi si occupa di queste cose, e accennerò brevissimamente. Un testo fondamentale per capire quest'arte del disgusto, diciamo così, è un testo poco conosciuto in Italia, anzi completamente sconosciuto perché non è tradotto, quindi in Italia ciò che non è tradotto non si conosce. È un testo di un autore, di un filosofo di origine ungherese, si chiama Aurel Kolnai, che si chiama appunto Il disgusto, e non è tradotto, si chiama Der Haeckel in tedesco. In realtà io ne avevo tradotto qualche anno fa una parte di questo saggio, in realtà l'ho tradotto tutto, ma l'editore non lo vuole pubblicare, insomma, cosa complicata, lasciamo stare. E questo autore è fondamentale per capire questa categoria. Dopo diremo qualcosa, come lui intende il disgusto. Un altro testo invece è stato accennato, quello della Cristeva, è fondamentale per capire invece l'altra nozione, quella di abiezione, che anche questa è centrale per capire questi fenomeni. Ecco, se ora vediamo appunto alcune immagini. Questo chi era? McCarthy, questo qui è. Sì, arriviamo fino a, velocemente, se alcune sono più pesanti, sì, questo è Cronenberg, ecco, fermiamoci magari su Serrano. Ecco, Serrano è fondamentale perché lui lavora sui cadaveri, naturalmente. E qui è il corpo traumatizzato, ferito, colpito a morte. Lui gira per tutti gli obitori del mondo e fotografa i cadaveri, i corpi dei cadaveri. Cos'è evidente in questa arte del disgusto che dagli anni 80 in poi, che è stata poi imposta all'attenzione soprattutto con i famosi Young British Artists, insomma, gli artisti della generazione britannica degli anni 80, di cui dopo vedremo alcuni esemplari. Serrano non fa parte di questo gruppo, ma insomma è significativo. C'è appunto un'attenzione quasi morbosa nei confronti del corpo, nei confronti appunto del corpo traumatizzato. E in cui c'è, qualcuno ha detto, un ritorno prepotente del reale, c'è un reale che viene mostrato sfacciatamente, soltanto che bisogna dire che non è un reale che si impone così immediatamente, così senza filtri, è un reale che in realtà si presenta sotto la forma del trauma.
è un reale traumatico, un reale catastrofico appunto per certi versi, è un reale che appunto che schiaccia il soggetto, che mostra il soggetto, il corpo completamente appunto annichilito, e d'altra parte impone allo spettatore questa stessa sensazione appunto di annichilimento, no? di schiacciamento. D'altra parte è anche vero che il disgusto è possibile intenderlo in una duplice accezione, potremmo dire. Il disgusto potrebbe essere inteso sia in senso caldo che in senso freddo, insomma, di un duplice disgusto, anche perché il disgusto, come dice Colnai, di cui poi accenno qualcosa, è una sensazione ambigua, insomma, no? Che è profondamente radicata nel corpo. E, è ambigua perché allo stesso tempo, come dire, attrae, ci coinvolge, ma allo stesso tempo ci ripulsa, ci ripugna, ci allontana, no? E quindi è duplice, è ambigua in questo senso. D'altra parte, se andiamo avanti, lo vedremo meglio. Vabbè, sì, questa è Orlan, qui appunto siamo alle ibridazioni, al superamento del corpo. Ecco, andiamo avanti perché sono immagini. Avevo avvertito, insomma, che erano immagini pesanti, si è arrivato pure, vabbè. Vabbè, qui questo bene, questo Matthew Barney, va bene. Ecco, sì, ecco, questo appunto Damon Hirst, che è appunto il campione degli Young British Artists, questa è la categoria del disgusto. Ecco, sì, questi sono i fratelli Chapman, che lavorano invece sulle protesi, sul posto organico. Poi qualcuno ci parlerà più tardi nel pomeriggio di questa categoria, a cui io non accennerò, ma rientra sempre in questo discorso. Questa, vabbè, l'Abramovic, che invece lavora sul corpo proprio anche, e anche Nietzsche, andiamo avanti, pure qui siamo appunto alla Body. McCarthy, ecco, è l'ultimo, lui era il primo e l'ultimo, già nella fine degli anni 70, fino al 2005, come vedete appunto sono 30, quasi 40 anni, in teoria, in cui questa categoria è centrale. Sembra che l'arte contemporanea non abbia fatto altro che occuparsi di questa categoria, no? del disgusto e del disgustante. Ecco, ora se ci fermiamo un momento qui, questo invece è David Nebreda, che è invece un fotografo di origine spagnola, immagino, però lavora in Francia, e nel 2000 ha pubblicato, questo è un libro di fotografie, sono autoritratti in realtà, in cui, ecco, scopriamo cosa significa realmente questa categoria del disgusto, e nell'accezione calda, in qualche maniera. Come dicevo prima, lui lavora appunto sul corpo proprio, sono autoritratti, lui si fotografa da solo con un meccanismo che non si vede, e naturalmente cosparge il proprio corpo di escrementi propri, lui sottopone il suo corpo a una specie di flagellazione, di automutilazione, un lungo processo che dura giorni e giorni, anche settimane, in cui lui digiuna naturalmente, e si colpisce, si riempie appunto di propri escrementi, urine, eccetera. D'altra parte appunto i fluidi organici sono un altro tema fondamentale, è stato accennato anche prima, è centrale ancora per capire questa categoria. E dicevo, questa è una forma di disgusto caldo, perché in qualche maniera siamo quasi, non dico così, attratti, però diciamo qui c'è una sorta di autocompiacimento, di autocommiserazione, insomma, il corpo viene mostrato in tutta la sua debolezza, in tutta la sua pochezza, diciamo così, e quindi ci avviciniamo verso quella categoria dell'abiezione, che è l'altra categoria centrale, fondamentale per capire l'arte di questi ultimi decenni. In pratica qui siamo in prossimità, siamo in vicinanza del bacio allebroso di spirituale memoria, di cristiana memoria sostanzialmente. Ecco, questo è quello che vorrei dire. La mia idea è che sotto l'arte del disgusto, sotto l'arte abietta, sostanzialmente vi è un motivo spiritualistico, religioso, quasi mistico, sicuramente energetistico, nel senso che tanto più, e questo è evidente nel testo della Cristeva, che è fondamentale, che è la Bibbia della categoria dell'abiezione, tanto più si mostra il corpo in tutto il suo degrado, in tutta la sua appunto abiezione, in tutta la sua povertà, tanto più si vuol celebrare ciò che per converso rimanda a realtà, ciò che non muore, allo spirituale, quindi allo spirito, alla vita che non muore,
all'invisibile sostanzialmente. Quindi io mostro la forza travolgente della vita e dello spirito attraverso invece il corpo martoriato sostanzialmente, flagellato e degradato fino a questo punto. Ecco, vi dicevo che qui in Nebreda c'è questo autodegrado, autoavvilimento, c'è il bacio allebbroso di cui parla appunto, di cui parlano i Vangeli, e quindi siamo in prossimità della categoria dell'impuro, naturalmente, no? È evidente che tanto il disgusto viene inteso appunto come una sorta di seduzione, di avvicinamento, no? Prossimità con l'impuro, il bacio allebbroso è esattamente questo. Tanto il disgusto invece provoca repulsione, provoca distanza dall'oggetto stesso, però è evidente che in questa duplice categoria, quindi appunto ecco il caldo e il freddo, siamo sempre nella prossimità di un sostrato di tipo spirituale, di tipo appunto spiritualistico, o io direi addirittura trascendente, religioso in senso proprio. Poi è evidente anche nelle opere poi, che poi vedremo successivamente. Sì, andiamo avanti. Sì, questo è ancora Nebreda, appunto, in queste forme qui. Queste sono sempre le sue. Ecco, questa immagine è indicativa di questa vicinanza, di questo richiamo spirituale, evidentemente. Questo è il corpo del Cristo, sostanzialmente, flagellato, che viene appunto presentato e viene automostrato, insomma, autoflagellato dall'artista stesso. Questo è ancora, appunto, Serrano, di cui abbiamo accennato prima. Ecco i piedi, c'è un'altra ancora di Serrano, quella, ecco questa qui, le stimmate sostanzialmente, è la ferita, le ferite del corpo del Cristo trafitto, inchiodato alla croce, no? Quindi è evidente questo richiamo appunto tra il disgusto, l'abiezione e la dimensione spirituale. Se andiamo ancora avanti, ecco, d'altra parte c'è ancora un'altra, ecco, qui sono i fluidi, naturalmente i fluidi sono il sangue, ancora una volta, il sangue, i semi, lo sperma qui in questo caso, e quindi ancora la vita, ancora una volta, andiamo avanti, questo appunto invece ancora è il sangue, e tutto questo si condensa in questa famosa opera, fotografia, Peace and Blood, di Serrano, in cui c'è questo crocifisso, naturalmente qui il richiamo è evidente, immerso appunto in una scia di urina. Il problema di questa immagine, che ha suscitato naturalmente molto scalpore, è stata Serrano ha subito un processo per queste sue immagini. Per quella dove si vede ancora più chiaramente, quella dopo forse, mi ricordo, questa era prima, vabbè, insomma, in cui c'è tutto, insomma, il crocifisso immerso nell'urina, no? Quello si intitola proprio Peace Christ, ecco, per quella fotografia. Ecco, questa è interessante, stiamo un secondo qua, in cui mostriamo questa duplice natura appunto del disgusto, la dimensione appunto dell'abiezione, la dimensione del degrado e dell'orrore, allo stesso tempo il richiamo invece alla trascendenza, il richiamo a ciò che non muore, a ciò che non tramonta sostanzialmente, no? E con una battuta si potrebbe dire che, se andiamo avanti poi si capisce ancora più, ecco questa è Peace Christ, appunto la fotografia sottoposta a censura, e per cui appunto Serrano è stato processato, e il processo l'ha perso sostanzialmente poi. Ecco, qui in queste ultime foto, in queste ultime immagini, appunto cerco di evidenziare questo, a mio avviso, appunto, tratto comune di tutta quest'arte dell'abiezione e del disgusto, che è un motivo, appunto, secondo me, insomma, forse una mia fissazione, ma non credo che, perché è abbastanza evidente dalle immagini, di questo motivo spiritualistico che attraversa continuamente appunto tutti questi artisti, da Orlan stessa, che appunto sottopone, lei, come dice lei stessa, ha sottoposto il suo corpo all'arte, alla storia dell'arte, no? Facendosi fare questi interventi chirurgici. Qui semplicemente invece posa come una santa barocca, sostanzialmente. Qui non c'è nessuna trasformazione, ma c'è questo richiamo invece all'elemento trascendente e spirituale, c'è anche nell'altra. Ecco, questa anche in Cindy Sherman, che è quest'altra
tu dicevi prima le storie dell'arte e il seno, ecco, questo immagino, ho pensato anche a questo, a quest'altra qui, però c'è questa protesi, no? E allora, e poi c'è il richiamo appunto alla Vergine Maria, che è ancora più evidente nell'altro, ecco, la duplice natura, natura umana, terrena e natura divina, no? La Vergine Maria è madre, Vergine, e allo stesso tempo appunto madre Dio, la doppia natura, e quindi la doppia natura del disgusto, la doppia natura dell'abiezione, no? Il degrado, l'abbassamento, la morte, l'orrore, allo stesso tempo però la celebrazione di ciò che non muore, dello spirituale, della vita eterna sostanzialmente. Quindi, e concludiamo con l'ultima immagine, si potrebbe appunto concludere con una battuta e dire che l'arte del disgusto e l'arte dell'abiezione ha a che fare con la risurrezione, sostanzialmente. E questo è ancora ben evidente appunto in Damiano Onesta e in tutti gli altri artisti. Quindi, come vedete, dagli anni 80 fino agli anni 2000, attraverso questa categoria, è una categoria di tipo spiritualistico e vitalistico che emerge, però presentata in forma appunto degradata e disgustante. Non ho accennato appunto a Collai, ma forse il tempo non c'è, però una semplice battuta appunto di questo autore sconosciuto, che però è fondamentale. E con lei dice che il disgusto non ha a che fare con la morte, appunto, come abbiamo visto, ha a che fare esattamente con la vita. Anzi, il disgusto è esattamente, come dice con lei, una vita esagerata, è una vita che contamina la morte, è una vita che non si accontenta di essere racchiusa nella forma e che quindi deborda la forma stessa, ha bisogno di travalicare, e quindi è questa vita incontenibile, una vita che non muore, e quindi è la vita eterna sostanzialmente. Ecco appunto il motivo della risurrezione che attraversa tutte queste forme artistiche. Mi fermo qua e vi ringrazio.